Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'ultima grande missione. Unisciti all'Ora Starabia nella sua campagna nel deserto contro l'Impero Ottomano. Tutti contro Negli l'Impero eserti Ottomano. d'Arabia dilagava un'insurrezione già prima del mio arrivo in Francia. Tribù di beduini si erano unite per combattere una guerra molto diversa da quella delle nostre trincee. Con unità piccole e mobili sfidavano la potenza di un impero, tutti quanti uniti dalle idee di un solo carismatico guerriero. Idee di libertà e di cambiamento. Bene, abbiamo capito. Siamo in Arabia e dunque, nascosti in piena vista, unisciti alla Rose d'Arabia nella sua campagna nel deserto. Fin qua l'avevo capito. Andiamo a vedere come sarà nel deserto. E non so, spero che non sia un campo aperto come penso. Al-Hajar Haidar, Mesopotamia, primavera 1200. La grande guerra sconvolge il mondo. Nei deserti del Medio Oriente, gli arabi tentano di ribellarsi contro il loro storico oppressore, l'Impero Ottomano. Per contestare la rivolta, gli ottomani utilizzano le loro più recenti tecnologie, devastanti pezzi di artiglieria, aerei da combattimento e veicoli corazzati colpiscono i ribelli che possono contare solo su fucili e cavalli. Beh, sono OP i cavalli qua. T.E. Lawrence, ufficiale inglese fuori dagli schemi, guida una piccola forza di ribelli estremamente mobili. Non possono affrontare direttamente gli ottomani, devono trovare un altro modo per combattere. Beh, fin qua ci siamo. Però i cavalli sono OP, io non li sottovaluterei tanto. O almeno in Battlefield 1. Ah, deserto. E già, Il deserto questo. arabo, Già sto spazio aperto non mi oceano di piace. dune in costante movimento e rocce bruciate dal sole. Sappiamo tutti cos'è un deserto. Sotto le dune infinite, il petrolio, l'oro nero, la linfa vitale delle macchine del nuovo secolo. Neanche del prossimo. Per oltre Impero 400 Ottomano. anni, l'impero ottomano ha governato queste terre, controllando tutto ciò che vi si trovava. E aveva ottomani, ovvio che ce la faceva. Battuta Ma il dominio di ottomano è merda. Chiudete il incontrastabile. video. Piccoli gruppi di beduini ribelli si sono uniti per rovesciare l'impero. Ma Oddio, sono rovesciare un forti impero con abbastanza da piccoli poi gruppi di sfidarli? beduini lo vedo un po' difficile, Al loro fianco c'è un ufficiale inglese, le cui gesta gli sono valse una certa notorietà. ma. In tutto il mondo è ormai conosciuto come Lawrence d'Arabia. Sì, nulla è scritto. Nel deserto bisogna Oddio. pianificare con cura Oddio. e poi Mica sperare nella tanto. fortuna. E la fortuna è stata dalla nostra quando abbiamo saputo di Ah, un treno bello. ottomano deragliato con a bordo un carico prezioso. Usa il binocolo. Sì, lo stavo per usare. Localizzare i nemici. Guarda i nemici per localizzare. Mi Una sembra piccola anche pattuglia ovvio. si è unita agli ottomani sopravvissuti all'incidente. In Ah, l'abbiamo seguito fatto mi noi sono recato l'incidente. all'area in attesa di rinforzi. Ok. 2, 3. Beh, sono abbastanza. Ma non abbastanza per farci fuori tutti. Beh, dai, sono tantini. Se abbiamo un fucile al Quando il cecchino, nemico ce la ha armi ed possiamo fare. equipaggiamenti migliori dei tuoi, quello che devi fare è rubare al nemico. Ah. Beh, non fa una piega. Guarda, un cavallo, io li faccio fuori tutti con solo un cavallo. Andiamo. Ma sono solo. Ah no, ho un coltello. Attenzione, ho un coltello. Passa dal portello sul tetto. Bene, va bene. Un guerriero solitario Passo ha dal un portello sul vantaggio tetto. rispetto a un nemico numeroso. Può restare invisibile. Beh, non ha tutti i torti. Questo qui non l'avevo visto. Porca, abbassati, sì. Ah, non ero già abbassato. Piano. Adesso vado lì e gli ho ammazzato col coltello. Ecco, così, bravo. I membri del Stai giù. nemico hanno combattuto a modo loro, No, con sta arma di abilità, merda. Non mi resistenza, piace. intelligenza e coraggio erano le loro risorse principali. Va bene. Passa dal portello sul tetto. Se prendo il cavallo, io giuro che gli ammazzo tutto. Vabbè. Ma preferisco fare un po' più in silenzioso, eh. Passa dal portello sul tetto. Io dico, passiamo di qua. Non mi sembra ci siano nemici qui. A parte quello. Ma quello non sarà un problema. O almeno non adesso. Non ci ha visti. Non ci ha visti nemmeno lui. Adesso come faccio? Allora, no. Dipende. Dove sta andando? Ok, sta andando di là. Sta andando di là.
Pianissimo. Io mi sento sotto pressione. Così, piano 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 piano, via 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 via. Non scatto perché se scatto faccio un casino. Ecco qui. Quello di cui stavo parlando. M, bella bella bella. Silenziatore, quello che ci serve giusto ora. Granata anticarro ci sarà È una più grande utile, ci sarà differenza utile più fabbricare avanti. qualcosa e poterlo stringere nelle tue mani. Esatto, attrezzo riparatore. Questo è utile. Granata adesiva. Bene, tutto piuttosto utile. Ora, l'unico problema è poterli fare fuori tutti. Beh, fa oddio. Anche se non vedo come posso ucciderli tutti con questa pistolina qua. Vediamo un po'. Cavolo, cavolo, cavolo. Questo qui è piuttosto una piaga, questo qua. Passato il portello sul tetto, ma io vorrei, aspetta, aspetta, ok, qua ci siamo. Qua ci siamo. Non dire nulla. Nope. Ci siamo un po' dilagati troppo. E non me l'aspettavo che si girasse. Eccone uno. Allora, se ne è accorto un pochino. Vabbè, quello lì si è già stancato, eh. Teslim Ecco. olursan sana kimse dokunmayacak. Boom. Non ho capito. Ecco. Proprio qui volevo partire fuori. Guarda, guarda, guarda che casualità. Ah, adesso che fai? Vieni qui. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. No, peccato. Che peccato. Volevi? No, Madsen mi dispiace, ma io non ne userò più una. Ma quello lì è una brutta persona. O almeno così penso. Esatto. Siamo in bella vista qua. Ma no, eh sì, non vedevo la fine degli scomparti qua. Avanti, quello lì sta sospettando. Non so se è una buona idea passare di qua o una cattiva o una pessima idea. Anche perché, cavolo. Pessima idea! L'avevo detto io. Entra, 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 entra. Ah, fanculo la silenziata. Io entro. Cerca il libro dei codici. Dove? Libro dei codici, raccogli il libro. Questo qui? Bello! Tutto lucido, chissà come mai. L'hanno tenuto bene, eh? Nonostante questo. Vieni fuori, è Me. finita. Ah, centrollato. Io pensavo. Ah, proprio da video è Non fatto così. pensavi che saremmo stati abbastanza veloci da raggiungerti, vero? Sì. Lorenz In effetti. Dalagna. Cosa. Pensavi venissi da solo, eh? Volevi. Vedo una cattiveria nell'ammazzarli che non ho visto in nessun Sì, è altro in vero. nessun'altra missione. Era esattamente quello che speravo. LOL. Beh, Lorenz. El Orens. Che Molto cavolo? astuto davvero. Ora il El O. cacciatore è Vabbè. divenuto la preda. Esatto. E tu O saresti? se. Ah. Oh, come sei Ah, incantevole. pensavo. Amelia, sarei libera. Se non Tac. fosse per uomini come te. Che sberla però, eh. Libera, eh? Sarai In libera effetti io solo pensavo, tu. ma vedevo Posso prima nella missione confermare che che tipo riporterai erano andato, i ma tuoi che. genitori Ma sto qua è liberi e in Lorenz. libertà molto presto. Sono rimasto davvero, ma lo vedo, ma sto qua è Lorenz. Ah no, ecco. Anch'io. Adesso ho visto Una che. macchina di distruzione flagella il deserto, Un annientando treno i di nostri me. alleati. Scusami, nei vostri Ma casi, i tu vostri non luoghi sicuri, i avresti vostri conti in dovuto banca, i vostri. Sì, invece, una volta sono riuscito a fuggire al treno, sapete come? Gli sono rimasto attaccato col cavallo. Non mi ha fatto niente. e tutto ciò che amate verrà distrutto. Come Perché fermare un sei treno? Rompo le rotaie. Wow! Cosa? Ah, gli ha fatto un taglio, ho detto. Che cosa gli ha detto a gola? Non gli fa niente. Senti, capisco che vorresti solamente strappare la carne dai piedi di Ma quell'uomo che per poi cazzo? mandarlo nel deserto a morire completamente nudo. Sei libero di farlo se vuoi, Pensaci però. bene. Hai ragione. Scusa, la mia Sono amica ha già passati voglia di 10 minuti. amicizia.
In fretta? Adesso tu mi dici come eludere il tuo treno. Altrimenti lo tireremo in trappola e lo distruggeremo. No. Solo per comunicare con il treno vi servirebbe un libro con dei codici di comunicazione. Ah, come quello che ho appena preso. Come questo, intendi? LOL. Vi servirebbe un libro. Vi servirà un libro con i codici, ah, tipo questo. No, un altro. Ah, peccato. Allora, sembra una. È una previsione che si è avverata. Guarda caso, eh. Ora abbiamo il libro dei codici e basta. Siamo contenti, possiamo finire la missione qui. Ed ecco qui come si presenta la campagna araba. Piuttosto interessante e silenziosa. E arriva alla fine che spari a tutte e a tutti con una cattiveria mai vista in nessun'altra campagna. Comunque, bel inizio, abbastanza incasinato. E spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire il resto dell'ultima missione. Ciao a tutti.